Il conto corrente emozionale è uno dei capitoli della cassetta degli attrezzi di Giovanni Matera, strumenti per il marketing e l'imprenditoria. Davvero bella, una espressione, io dico, umanizzante, perché quando si parla di conto corrente, chiaramente si pensa alle cifre Alle aride, cifre, all'economia, la invece moneta. qui c'è questa aggettivazione emozionale. Sì, il conto corrente bancario sappiamo tutti qual è. Quando noi andiamo, facciamo dei versamenti in banca, quindi mettiamo dei soldi sul conto. Quando invece facciamo degli assegni o preleviamo, togliamo dei soldi. Ma capita che togliamo qualcosa in più, il direttore ci chiama, dice guardi che sei andato a rosso. Vieni a versare immediatamente, se no qua sono problemi. Ecco, il conto corrente emozionale è più o meno la stessa cosa. Prendiamo ad esempio nei confronti di un nostro collaboratore in azienda. Se io su questo collaboratore vado alla ricerca solo delle cose quando sbaglia, lo vado a riprendere soltanto quando sbaglia, la prima, la seconda, la terza, la quarta volta, quindi sto facendo dei prelievi sul conto corrente emozionale, a livello emozionale. Però ometto, e non faccio quasi mai, quando fa delle cose fatte bene, non vado a fare dei complimenti, a dare qualche volta un bravo, ma non lo faccio, quindi non vado a fare conseguentemente dei versamenti. Va a finire che questo conto corrente emozionale andrà in rosso. Capita molto spesso che molti nostri collaboratori ci lasciano. Pur di andare a prendere uno stipendio con 100-200 euro in meno, però io dicono: io da questo lavoro me ne devo andare. Perché è arrivato, il nostro rapporto emozionale con questa persona è arrivato a sotto zero, è arrivato a zero. Quali sono i versamenti? Pensiamo all'esempio di una famiglia, io marito e moglie. Se ogni volta chiedo sempre a mia moglie, però. Mai lo porto a fare una passeggiata, porto a mangiare una pizza, non faccio dei complimenti, non li faccio dei. Alla fine tua moglie ti può capire se hai la testa un pochettino da un'altra parte per un po' di giorni, però col tempo anche tua moglie potrebbe non capirti più. E quindi E poi saltano i matrimoni. significa che sei andata a rosso. È la stessa cosa con i figli. Se io faccio solo rimproveri, non faccio mai un apprezzamento, alla fine anche là vado a rosso. Quindi, quali sono i versamenti? I versamenti sono complimentarti per un lavoro fatto bene. Anzi, devo dire, nelle aziende l'imprenditore dovrebbe andare alla ricerca delle cose fatte bene dal collaboratore. Cosa succede questo fatto? Se io vado a complimentarmi sulle cose fatte bene, questo sbaglierà sempre di meno, quindi acquisisce più autostima e praticamente chi ci va a guadagnare? L'imprenditore. Quindi c'è proprio una serie di punti in questo capitoletto: comprendere la persona, Sì. ascoltare attivamente, essere attenti alle piccole cose, fare ciò che si dice, sapere chiedere scusa quando si sbaglia, essere disponibile, dimostrare sincero E interesse. soprattutto la cosa più importante è l'ascolto, ascoltare la persona. Quello è il più bel versamento che si può fare.